E per vedere il video senza interruzioni pubblicitarie, abbonati al canale. Buona visione! Sotto il nome di martiristi napoletani, i discepoli di Eliphas Levi e i suoi biografi designano un gruppo di discepoli italiani del Maestro, cittadini del Regno delle Due Sicilie, fra i quali principalissimo il barone Nicola Spedalieri, che era napoletano di Catania, e cioè siciliano, e come tale cittadino del Regno di Napoli, al di là del faro, come allora si diceva. Oltre allo Spedalieri, notissimo anche per le opere che il maestro gli ha dedicato, va ricordato l'avvocato Giustiniano Lebano, da Torre Annunziata, Napoli, autore di varie opere occultissime, fra cui dell'inferno se il Cristo vi discese con il corpo o meno. Rifugiato in Francia per motivi politici concernenti le sue attività risorgimentali ed iniziato a Parigi da Levi alla magia trasmutatoria. Rientrato in Italia dopo l'unità, rifiutò cariche ed onori e si ritirò a Torre Annunziata, nella zona vesuviana, dove si dedicò ai suoi studi ed istruì numerosi discepoli nella dottrina e nella pratica del martinismo, alcuni dei quali pervennero all'arte trasmutatoria, come Vincenzo Gigante, che assai longevo visse fino ai giorni nostri, chiaramente i giorni di Francesco Brunelli. Il Lebano morì ai primi del secolo, lasciando fama di gran mago. Un altro napoletano di Portici, sempre nella zona vesuviana, fu Pasquale De Servis, figlio naturale di Francesco I di Borbone delle Due Sicilie. Emigrato a Parigi per motivi di lavoro, venne anch'esso in contatto con la cerchia di Eliphas Levi e fu accolto come discepolo dal maestro. Suo interesse predominante fu l'astrologia ed alcuni lo identificarono con l'anonimo napoletano, autore delle Lunazioni, pubblicate dal Kremers, il quale ne rifiutò sempre la paternità. Il De Servis, che portò lo ieronimo di Izar, rientrato povero dall'emigrazione, fu ospitato in casa del Kremers, di cui fu il primo maestro e che successivamente egli indirizzerà al Papius, che lo fece accogliere nella cerchia dei martinisti francesi, con i quali aveva mantenuto dei contatti. Anche il De Servis istruì e guidò discepoli in Italia, conservando ottimi rapporti sia con lo Spedalieri che con Lebano. A Portici ancora sorge una splendida reggia borbonica e molti illegittimi della famiglia furono sistemati nella zona, tra cui il padre della signora Anna, la consorte del Kremers, ovvero il commendator Luigi Petriccione. Oltre al Kremers, un altro porticese, comunemente ritenuto figlio di Ferdinando II Due Sicilie, Gaetano Petriccione, che portò lo pseudonimo di Morienus, fu discepolo prima dell'Ebano e poi dello Spedalieri, che conosceva la sua origine regale e lo stimò degno dell'arte regia iniziandovelo. Discepoli di Morienus furono Philaletes Iatricus e molti altri martinisti dell'Italia meridionale e della Sicilia, così come il Kremers ebbe discepoli un po' in tutta Italia ed anche, come sappiamo, in Francia. Il martinismo italiano operativo ebbe dunque origine proprio da questi personaggi e da nessun altro, anche se gli storici dimenticabili sono passati a cercare altre più recenti e meno nobili origini. Lo stesso Kremers, considerato come il creatore del kremersianesimo, appare spuntato dal nulla a mo' così di fungo. Il Kremers in realtà fu e restò un martinista napoletano e la sua scuola può essere considerata una delle varianti dell'ordine martinista.
Basti sfogliare l'indice dei nomi del quarto volume della sua opera per controllare quante volte sono citati Martinez de Pasquali, Louis-Claude de Saint-Martin, Eliphas Lévi, Stanislas de Gaïta, Papius e via dicendo. O meglio ancora, leggete nel testo che cosa il Cremers scrive per avere proprio prova del suo martinismo. Ugualmente, in tal senso, è da interpretare la sua costante collaborazione dal 1923 alla rivista martinista O Thanatos, diretta dal Banti, e anche la sua iscrizione in testa al comitato di redazione. Abbiamo detto che Lebano ebbe tra i suoi discepoli Vincenzo Gigante, morto nel 1968. E tra i discepoli di quest'ultimo vanno ricordati Francesco Proto da Trani, 1889-1957, e Don Luigi Cardiello de Bourbon-France, l'Argonauta, a loro volta iniziatori di numerosi discepoli dell'arte regia. I martinisti napoletani, depositari degli insegnamenti, trasmutatori passati attraverso Eliphas Lévi, non sono affatto estinti. Da Geber, 1891-1966, figlio di Morienus, attraverso Caliel, gran maestro della Rosa Croce d'Oro italiana, la trasmissione iniziatica è proseguita fino al gran maestro dell'ordine martinista antico e tradizionale, e da questi depositata nel seno dell'ordine.